Sull'uso delle mascherine a scuola e nel corso degli esami di Stato si sta aprendo un caso politico di non semplice soluzione. La questione è questa. Con il decreto legge numero 24 del 24 marzo 2022, il governo aveva deciso l'uso obbligatorio delle mascherine nelle scuole fino al termine dell'anno scolastico. Ne consegue che le mascherine vanno usate fino al 31 agosto prossimo da tutti coloro che si trovano nei locali di una scuola. La regola vale per tutti, docenti, studenti, personale ATA e ovviamente dirigenti scolastici, ma anche per tutto il personale estraneo e anche per i genitori degli alunni, insomma per tutti coloro che debbano entrare in una scuola. Il fatto è che questa regola appare un po' contraddittoria rispetto ad altre disposizioni dello stesso decreto 24, che invece eliminano del tutto l'uso dei dispositivi di protezione a partire dal 16 giugno 2022. A questo punto si pone il problema: ma durante gli esami di Stato saranno obbligatorie le mascherine? Usando il buon senso verrebbe da rispondere no, ma la legge dice altro perché parla esplicitamente di obbligo fino alla fine dell'anno scolastico. E proprio facendo leva su questa contraddizione, il Codacons ha presentato un ricorso al TAR Lazio, che però non ha potuto fare altro che richiamarsi al decreto legge 24. Neppure l'intervento del ministro dell'istruzione è servito a chiarire il punto. Patrizio Bianchi, infatti, ha fatto sapere che durante la prova orale il presidente della commissione potrebbe benissimo consentire allo studente di abbassare la mascherina, ma i presidi non ci stanno. Molti di noi, sostiene per esempio Mario Rusconi, presidente dell'ANP Roma, si aspettavano che non ci fosse uso della mascherina agli esami. Ci atteniamo alle regole, ma devono essere chiare, non equivoche. Rimandare la decisione ai presidenti di commissione significa mettere in difficoltà le scuole. L'ex ministra Lucia Azzolina commenta senza remore. Io non ho più parole. Fare il ministro vuol dire assumersi la responsabilità di una decisione, non scaricarla sugli altri. Ricordo che nel 2020, 2 anni fa, senza neanche l'ombra di un vaccino, abbiamo messo in piedi un esame di Stato totalmente in presenza, senza il benché minimo disagio e permettendo agli studenti di fare l'orale senza la mascherina. Così sempre la ex ministra Azzolina. Oggi, a 2 anni di distanza, prosegue: con il 99% delle attività libere dalle mascherine, la scuola dovrebbe essere l'unica a vivere questa confusione. Vedremo gli sviluppi, quindi continuate a seguirci su questo canale, ma anche nel nostro sito www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci le vostre osservazioni, i vostri commenti, noi ne daremo conto come sempre.